Allora, grazie per essere qui, buonasera e vorrei innanzitutto ringraziare Confedilizia che ci ospita in questa splendida sala, grazie all'avvocato Spaziani Testa, il presidente, e anche all'avvocato Sforza Fogliani che non è potuto essere presente ma ci è vicino con il cuore e con la mente. Volevo ringraziare ovviamente i relatori che immagino conosciate tutti, Corrado Augias, giornalista. Sia della RAI che di Repubblica, il banchiere ed economista e già presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e il vaticanista del TG1 e autore del libro Aldo Maria Valli. Io sono qui facendo l'ingrato compito del moderatore, sarò il più breve possibile e sono qui come rappresentante dell'editore Liberi Libri che ha tenuto molto a fare questo libro. Come la Chiesa finì, dopo aver fatto il primo 266, che era un'indagine di taglio più giornalistico su Papa Francesco, perché fare questo libro non è una presa di posizione riguardo a questo argomento, anche perché abbiamo pubblicato pochissimi libri di argomento religioso, ma pensavamo per il tipo di testo che fosse un contributo importante a quello che è il dibattito intorno a un tema che per il mondo in generale, ma per l'Italia in particolare, ovvero la Chiesa Cattolica, è così centrale. E Aldo Maria Valli l'ha fatto in questo testo di grandissima originalità e particolarità che si può condividere o non condividere, ma che sicuramente va letto perché è di grandissimo stimolo non solo al dibattito corrente, ma al pensiero in generale. A questo proposito volevo leggervi un brevissimo estratto da un articolo che è comparso pochi giorni fa su Huffington Post e che delinea, secondo me, quella che è una delle tante tematiche del libro. Ovvero, dice, si tratta di un testo che indaga il male stesso che si annida nel cuore della Chiesa. Quella di Valli è una dolorosissima autopsia del corpo della Chiesa cattolica, fatta non da un gaudente blasfemo, bensì da un timorato credente. E siccome il dolore più puro è sempre qualcosa di inconfessabile, serve all'autore una maschera letteraria per dire quanto deve. Infatti, il libro di Valli, a differenza dei suoi lavori precedenti, in cui per 30 anni con sobrio equilibrio ha raccontato il Vaticano e i suoi protagonisti, questo non è un saggio, è un romanzo. Un romanzo che definiremo distopico perché si svolge in un futuro fantasy in cui la Chiesa, governata da una serie di papi latinoamericani, tutti di nome Francesco, ha completamente mutato il suo volto, adattandosi ai tempi nuovi. Così, utilizzando l'artificio narrativo di un cantore che, come Omero, narra la storia dall'esterno, veniamo a conoscenza di come la Chiesa di Roma ebbe fine. Ci viene raccontato nei vari capitoli di come la Chiesa, divenuta laica e totalmente democratica, fondata sul dogma del dialogo perenne, ebbe a rifiutare ogni liturgia e formalità per abbracciare il bipensiero acritico. Di come ebbe a fare della messa un momento di neutra aggregazione sociale, di come sia stato riabilitato il marcionismo, l'eresia che rifiuta l'Antico Testamento e fa di Gesù un semplice predicatore. Di come venga affermato il super dogma dell'accoglienza, di come nel Concilio Vaticano V tutti i cristiani siano stati riuniti in un'unica fede, di come il presepio venne vietato per sempre e di come infine, in una notte di Natale, non si celebrò alcuna funzione sacra. Questa è la tematica centrale del libro, perlomeno un excursus nei suoi argomenti principali. Chi ha scritto? Ah, l'ha scritto Cesare Catà, che è un filosofo maceratese. E adesso lascio la parola per non fare dispiacere a nessuno, andiamo in ordine alfabetico, quindi inizierà Corrado Augias e poi Ettore Gotti Tedeschi e infine Aldo Maria Valli. Grazie. Buonasera, scusate il ritardo, ma una congiunzione astrale negativa si è addensata e non ho potuto fare meglio di così. Mi dispiace e me ne scuso perché essere puntuale è uno dei miei punti fermi. Bene,
Non sono d'accordo con la definizione che dà l'Huffington Post. Questo non è un romanzo, questo è una allegoria, è una moralità, è un pamphlet, cioè appartiene al genere narrativo, ma non del romanzo, perché il romanzo è un'altra cosa. Questo è un racconto carino, molto a suo modo divertente, angosciosamente divertente, se volete. 10 minuti ha detto, vero? Bene. Angosciosamente divertente, ma non è un romanzo, perché ha uno scopo. Vuole dimostrare una cosa, e attraverso le movenze di questa metafora, racconto distopico, la distopia è il contrario dell'utopia, l'utopia è un'immaginazione futura benevola, la distopia è il contrario. E attraverso le movenze di questo racconto metaforico, Aldo Maria Valli disegna la realtà di oggi della Chiesa Cattolica. Io che non sono cattolico mi permetto di parlarne con la massima libertà. Non so se devo essere d'accordo, vi devo dire la verità, giudico con la massima franchezza come se stessimo in un piccolo cerchio di amici, quale poi in realtà è. Non so se devo essere d'accordo con Aldo Maria Valli, non so se la critica trasparente all'operato di Bergoglio sia giustificata, perché la mia idea è che questo Papa si trova davanti a un dilemma lacerante portato dai tempi, che sono quelli rivoluzionari che stiamo vivendo e che vediamo in ogni manifestazione pubblica, non soltanto religiosa, ma anche del costume, della politica, della comunicazione. Il dilemma è: che faccio? Mi tengo stretto alla dottrina, all'ideologia, ai vecchi metodi, e mi tengo quelli che ci stanno, o cerco di allargare, addolcendo, limando, diluendo la dottrina, l'ideologia, i costumi, e cercando così di abbracciare il maggior numero di persone possibili? Questo è il dilemma. Perché davanti al quale si trova Bergoglio? Un dilemma terribile, per il quale io non ho una risposta. Valli ce l'ha, io no. Lui del resto è cattolico, come l'ha definito quello fervente. No, fervente non lo so, però cattolico sicuramente. Lui è cattolico, prende posizione. Io non sono cattolico, non prendo posizione. Mi pongo il problema. Guardate, non voglio essere accusato di blasfemia, ma è lo stesso problema di Renzi, ex segretario del PD. È lo stesso problema di chiunque conduca verso una meta un grande numero di persone. Che faccio? La Chiesa era finita da tempo, caro Valli. Non è come la Chiesa finì in un futuro prossimo. Io non riesco mai a dimenticare le parole del Cardinale Martini, che ho seguito con grande attenzione e devo dire anche affetto. Le parole del Cardinale Martini quando disse, un paio d'anni prima di morire, la nostra teologia è vecchia di 2 secoli. Con quella teologia non vai da nessuna parte. Bergoglio si è posto questo problema. Con quella teologia resti lì. I giovani quella teologia non la seguono più, come non seguono più le dottrine politiche dei vecchi partiti, perché i tempi svolgono con una tale velocità che quelle cose sono foglie spazzate dal vento, non reggono più. Allora questa distopia disegnata da Aldo Maria Valli, in realtà era già in corso. La Chiesa Cattolica è un organismo malato. Qui c'è Gotti Tedeschi, che se potesse dire tutto quello che sa ci farebbe balzare sulle seggiole in quanto a malattia della Chiesa Cattolica, ma basta quello che è venuto fuori.
le spiate, le lotte di potere, la divisione della curia in maniera plateale, le inimicizie, i colpi a tradimento, i tranelli, le lettere false, è venuto fuori di tutto. Quella non è più un organismo che possa essere retto sulla base di una teologia, a mio avviso, ripeto, è il giudizio di uno estraneo, di un passante che segue con interesse queste cose. Non può più essere retto con quella teologia, bisognava profondamente innovare. Sta Francesco Bergoglio innovando nella direzione giusta? Io qui non rispondo e mi fermo. Basterebbe quello che ha detto Corrado Augias per intavolare le regole del gioco sono cambiate. Però io lascerei ovviamente a Valli le considerazioni essenziali. Vorrei inserirmi però sulla base di quello che dice Augias. Riporto un avvenimento e poi faccio una riflessione. L'avvenimento che riporto. Nel 2013, io di mestiere di sicuro non faccio il divulgatore di opinioni su giornali, per la pappa e i miei figli non l'ho portata a casa facendo conferenze o scrivendo libri, naturalmente. Faccio un altro mestiere, sono presidente di un'importante banca internazionale da 25 anni e quindi le relazioni che io sviluppo sono anche con quel mondo. Con alcune persone con cui poi ho instaurato una particolare fiducia mi vedo frequentemente, anche se la pensano esattamente all'opposto con me, di me. Uno di questi è uno dei più grandi banchieri ebrei in Europa. Ci vediamo normalmente ogni 3 mesi. E ogni 3 mesi ci diciamo che cosa pensi della politica italiana, cosa pensi, cosa sta succedendo nella cultura, cosa sta succedendo nella Chiesa. La Chiesa è uno dei tanti elementi, non parliamo soltanto del quantitative easing che adesso scomparirà e noi dovremo fronteggiare un grande problema, o non parliamo soltanto dei dazi che sta mettendo Trump e che sta scombussolando completamente il mondo, parliamo anche di Chiesa. Nel 2013, a fine marzo, mi dice, finalmente avete un Papa che ha capito qual è l'esigenza del mondo moderno e adatterà la teologia, la dottrina a questa esigenza. Vi dico, ci vediamo ogni 3 mesi, abbiamo fatto un updating ogni 3 mesi, vi dico che cosa mi ha detto prima di Natale, dicembre del 2017. Per la prima volta non mi dice più, non usa più la prima persona, dice noi siamo molto preoccupati di questo Papa, perché confonde il bene col male. E normalmente, quando c'è confusione di valore sul bene col male, i primi a pagarla siamo noi. E quindi siamo molto preoccupati. Ritengo noi finanza ebraica. Lo deduco, non me l'ha detto, non c'è bisogno, lo conosco da 45 anni, lui sa chi sono io, cosa la penso e io so perfettamente chi è lui, come la pensa. Probabilmente voleva dire noi ebrei, perché lui non è cattolico, ma ha sempre riconosciuto che la Chiesa cattolica ha sempre difeso la minoranza ebraica, l'ha protetta. Comunque lui essendo parte di questo ne ha una certa visione. Quindi la preoccupazione che vi ho esposto fa pensare che anche il mondo laico si sta preoccupando, ma si sta preoccupando perché? Non tanto perché questo pontificato sta rimodernando la dottrina, è che sta confondendola. La strategia di questo pontificato
si fonda su due pilastri chiave. Il primo è una messaggi di carattere dottrinale confondenti, che possono essere interpretati in un modo come nel suo opposto. Ed viene spiegata dicendo, perché questo è l'unico modo per attrarre le persone lontano dalla Chiesa, riportarle a conversare, riportarle a dialogare ed effettuare conseguentemente una conversione differita. È una strategia, sta in piedi, molto rischiosa, bisogna essere molto bravi, confondere per riportare a attuare un colloquio e fare una conversione differita, se non fosse che la Chiesa di oggi non è più la Chiesa cattolica, è la Chiesa di Karl Rahner, e quindi è una Chiesa totalmente fuori, avulsa dai principi della Chiesa cattolica. È questo che lascia perplessi. E quindi ho dato soltanto un contributo dopo Augias, perché Valli possa poi commentare. Vi dico però una cosa. Quando mi sono fermato, è ovvio, questo libro, i 30 Francesco sono uno solo, no? È ovvio, se sono 30 papi, però è uno solo che ha fatto tutto in 30 mesi sostanzialmente, se vogliamo metterla così. Mi sono fermato su un punto, quando uno di questi papi, chi è quello che riabilita Marcione? Vabbè, è lo stesso, uno dei 33, Francesco, riabilita Marcione. Marcione è un eretico di Nicea del secondo secolo, che passa la storia perché fa due cose che sono fondamentali. Primo, dice, per favore, smettetela di interpretare i testi biblici come sono, perché sono ininterpretabili. C'era il registratore quando parlava Gesù Cristo, e poi gli apostoli hanno tutto riadattato per creare una comunità di fede forte. Marcione, secondo secolo. Francesco XVII. E poi fa un'altra cosa che è ancora più significativa. Distingue il Dio degli ebrei dal Dio dei cristiani. Perché lo distingue? Per quello viene al Concilio di Nicea, lo considera un eretico. Perché? Perché dice il Dio degli ebrei è un Dio crudele, vindicativo, un Dio della giustizia. Il Dio dei cristiani è un Dio compassionevole e misericordioso. Il vero Dio è il secondo. Il primo non è il nostro Dio. Quindi praticamente crea un po' di scompensi. Al Concilio di Nicea si sono un po' arrabbiati e l'hanno considerato eretico. Aldo Maria, s'il te plaît. Sì, dai, magari. Grazie. Io non credo che si possa dire totalmente avulsa. Non è totalmente avulsa, è che nella composita dottrina cattolica, che poi anche quella in sé contiene tutto e un po' anche un po' del suo contrario, non tutto ma un po' del suo contrario, lui ha scelto una corda e l'ha scelta fino in fondo, cioè la corda della misericordia, sulla quale ha anche organizzato un giubileo, che è andato molto male, tra l'altro parecchio male, ma ha scelto quella corda lì. Ora, non lo si può accusare di essere totalmente avulso dalla dottrina cattolica. Sta all'interno della dottrina cattolica, nella quale, come uno che faccia, ha deformato, se volete, ampliandolo, uno dei principi di quella stessa dottrina, e cioè la misericordia. Io capisco, anch'io sono ebreo, capisco che un finanziere ebreo possa sentirsi inquieto per questa cosa, per questa dottrina, perché
sottolineare troppo la misericordia e gli affari della finanza non vanno insieme. Difatti so anche che molti vescovi americani sono fortemente contrari a Francesco, proprio per la stessa ragione, perché vivono negli Stati Uniti, che è il paese che rappresenta quel tipo di finanza e di capitalismo. Però lui ha scelto questa cosa qua. Se noi oggi ci trovassimo davanti in questa sala, ci trovassimo non Francesco Bergoglio, ma Francesco d'Assisi, lo cacceremmo a calci fuori da questa stanza. Amici miei, questa è la verità. Francesco d'Assisi, no? Lo cacceremo a calci fuori dalla stanza, chiamandolo pazzo, come accadde anche nel XIII secolo e si ripeterebbe oggi. Allora Francesco Bergoglio si trova a sfidare questi tempi, questo tipo di mondo. Lo fa correttamente o lo fa esagerando? Io ripeto il mio Nesci di poc'anzi, non lo so, questo ce lo dirà quando Aldo Maria Valli risponde adesso, quando vuole, ci dirà perché, da dove viene il suo timore che questa corda robusta, esagerata, se volete, della misericordia sia sbagliata. Poi puoi anche andare, ma discutiamo io. Basta che comprate il libro. Buona questa. Nella prima lettera pastorale, Evangelii Gaudium, il Papa scrive: l'origine di tutti i mali è la inequità. Cioè, con questo non è che cambia il presidente, non so, il coordinatore degli affari economici o il controllore delle finanze vaticane, cosa che ha fatto in 5 anni, sbagliando sempre di più, arrivando a degli eccessi di errori che ormai rendono incredibile qualsiasi nuova riforma. Ma il Papa, la massima autorità morale, dice: l'origine di tutti i mali non è il peccato, è la inequità, cioè la cattiva ripartizione delle risorse. Dopo approfondiamo proprio su questo argomento. Allora, grazie veramente a tutti per questa partecipazione, e grazie alla Confedilizia che ci ospita. Sono molto contento, fra l'altro, che l'incontro si svolga nella sala che porta il nome di Einaudi, e lo dico da vecchio appassionato del pensiero liberale, perché poi tutti noi siamo catalogati, no? Allora si pensa sempre che uno debba coltivare un unico interesse, in realtà in noi ci sono spesso tanti interessi, e proprio il pensiero liberale è stata una delle grandi passioni della mia gioventù, che non ho mai smesso di coltivare. E sono molto contento come autore che due persone come Augias e Gotti Tedeschi, come vedete, si siano a loro volta appassionate, quindi devo dire, come autore penso di aver già raggiunto un obiettivo che mi ero posto. È sempre difficile per un autore spiegare come nasce una propria opera, un proprio libro. Spesso non lo sappiamo, l'ispirazione ti coglie così in modo misterioso, sorprendente. È ancora più difficile per me in questo caso, perché per la prima volta non mi misuro con un saggio, ma entro nel campo della narrativa, e penso che abbia ragione Augias quando parla di pamphlet. Questo è un racconto. È un racconto ambientato in un futuro immaginario, ma poi non tanto, alla luce di quello che noi stiamo vedendo oggigiorno attorno a noi, in particolare nel mondo della Chiesa, ma non solo. Ho pensato che utilizzare l'arma del racconto potesse permettermi di dire meglio alcune cose che avverto profondamente dentro di me. Dopo averlo fatto con un saggio pubblicato sempre da Liberi Libri, che era intitolato 266, questo titolo misterioso scovato dal grande Aldo Canovari, che è il dominus di Liberi Libri, un grande amico,
e che 266 è riferito al numero del pontefice regnante, il 266esimo successore di Pietro, quello appunto era un saggio, avendo ancora voglia di dire qualcosa e soprattutto di esprimere un mio profondo malessere in quanto cattolico, in quanto credente, ho pensato appunto alla forma narrativa e ho pensato che questa mi concedesse anche, mi permettesse più libertà di elaborazione, e mi sono buttato. Devo dire che il primo nucleo di questo raccontino non è quello che trovate con il capitolo numero 1. Le opere spesso nascono in modo strano, e nel mio caso spesso non in modo lineare, ma come cerchi che da un nucleo centrale prendono, si allargano sempre di più. Devo dire che il nucleo primario, originale di questo libro, è il capitolo che poi dedico al dizionario della Chiesa aggiornata. Sono partito cioè da una riflessione dentro di me sul linguaggio di questa Chiesa dei nostri tempi. E riflettere sul linguaggio mi ha permesso anche di precisare meglio a me stesso quali sono i problemi che io vedo. Questa Chiesa appunto che parla tanto di misericordia e non parla più ad esempio di giudizio, ha espunto totalmente la questione del giudizio che noi dobbiamo dare in quanto credenti sul mondo nel quale viviamo, ma anche che il buon Dio dà su di noi e un giorno darà in modo supremo quando saremo al suo cospetto. Questo è un primo elemento di riflessione. È una Chiesa che parla molto di accoglienza, una Chiesa che si dice in uscita, ma non spiega mai in uscita perché, per andare dove, per accogliere chi e come, per proporre che cosa. Questi sono soltanto due piccoli esempi, ma il dizionario è piuttosto articolato e offre parecchi spunti, io credo. Ecco, questa Chiesa che attraverso questo linguaggio si manifesta come a parole molto accogliente, ma alla fine io trovo superficiale e ambigua, perché non va mai al dunque del vero problema che dovrebbe stare a cuore della Chiesa Cattolica in quanto tale, che è la salvezza delle anime, ma si occupa di altro, si occupa di società, di problemi economici, di ecologia, e non propone una via di conversione precisa, ma lascia che sia il soggetto nella situazione data a stabilire che cosa è bene e che cosa è male. D'altra parte il Papa Francesco lo ha detto, noi non possiamo avere un'idea assoluta di bene o di male, l'ha detto mi sembra parlando con l'antico direttore di Repubblica e fondatore di Repubblica, e dunque è una Chiesa tutta molto in avvicinamento al mondo, ma che a forza di avvicinarsi al mondo ne prende tutte le caratteristiche, dal linguaggio alle idee fino alle proposte, e quindi è una Chiesa che alla fine si annulla, ed è un percorso che noi storicamente abbiamo già visto in atto, perché i nostri fratelli protestanti hanno avuto un'esperienza di questo genere. A forza di avvicinarsi al mondo, di dialogare, di mettersi a livello del mondo, di cercare di ragionare con le stesse categorie del mondo, si sono diluite nel mondo stesso fino a raggiungere l'irrilevanza. Allora, come dire tutto questo? Nasce il racconto che è è il racconto di un disastro, è il racconto di un naufragio, di questa navicella di Pietro che a forza di annacquamenti, a forza di avvicinamenti al mondo, di voglia di dialogare, la civiltà cattolica non si chiama più la civiltà cattolica ma si chiamerà la civiltà dialogante, e lungo questa via si getta nelle braccia dei signori del momento, che sono questa entità
misteriosa, invisibile, ma potentissima, che si fanno chiamare coloro che amano. Curioso che questi qui utilizzino un'espressione che deriva l'amore al centro del messaggio cristiano. Ma questa entità misteriosa e del tutto dominatrice, totalitaria in questo mondo immaginario, a poco, quando capisce che la Chiesa è ben cotta e ha raggiunto appunto l'irrilevanza, la fagocita, se la mangia, e dice al Papa dell'epoca: prego, si accomodi, quella e lo deporta in un luogo in cui vedrete chi vorrà leggere il libro. Ma la Chiesa non finirà, ovviamente, perché la Chiesa non è nostra, non è nemmeno di Francesco I o Francesco II, Francesco III, quel che volete. La Chiesa è di Cristo, per cui la Chiesa non può finire. Non posso dirvi nulla, se no non lo leggete più. Diciamo che il titolo su questo piano è fuorviante, volutamente fuorviante, perché la Chiesa non finisce. Come finì? Dovrebbe dire quella Chiesa là che si era messa sulla via del mondo, ma non la Chiesa, anche perché poi la Chiesa è grande, la Chiesa è fatta di tante realtà, non è il Papa, non è la Curia Romana, non sono le congregazioni vaticane, la Chiesa siamo noi, sono i missionari, è la suorina che sta in parrocchia, è la mamma che fa la catechista, è il parroco di campagna. Questa è la Chiesa in tutte le sue multiformi espressioni, e questa Chiesa non può finire. Giusto per darvi un'idea, scusate se mi dilungo un pochino, ma dello stile di questo librino, di questo raccontino, vi leggo alcuni titoli dei documenti che questi papi producono in un futuro che non abbiamo ben quantificato, chissà quanti anni saranno. Mettiamo che ogni pontificato duri 10-15 anni e si può fare un calcolo circa, forse durerà anche di più, perché i papi in futuro vivranno molto molto a lungo, e quindi avremo papi emeriti in abbondanza, e avremo anche il problema di dove metterli tutti questi emeriti. Una nota dei cardinali sulla modernità si intitola Modorum Novissimorum, e qui vedete già la stranezza: usiamo il latino, viene recuperato il latino, ma in una realtà del tutto stravolta. L'enciclica di Papa Francesco II sul parlare meno di Dio e più dell'uomo, strategia voluta da questo Papa, si intitolerà Alea Iacta Est. Il memorandum dei cardinali su come comportarsi se la gente per assurdo avesse ancora voglia di Dio si intitola appunto Ab Absurdo. La nota dei cardinali sulla necessità dell'uomo di affidarsi a un Dio si intitola Ab Eterno. La nota dei cardinali sul prendere tempo, ma in realtà mai pubblicata, si intitola Ad Calendas Grecas. Potrei proseguire a lungo, ma non vi voglio annoiare. Questo per darvi la cifra stilistica. Maiora Premunt è la nota dei cardinali sull'adeguamento della liturgia. Capite allora che noi abbiamo questa Chiesa che desidera fortemente avvicinarsi al mondo, lo vuole più di tutto. E che cosa, qual è l'operazione allora? Più uomo, meno Dio. Più economia, meno teologia. Più sociologia, meno filosofia. Più pastorale, meno dottrina. Questa è la strategia, ed è una strategia oggi già in atto. Perché quando da cronista io vado dai cardinali e chiedo: ma scusate, alla fine che cosa vi ha spinto a eleggere Bergoglio? La risposta è molto spesso è questa. Altre volte qualcuno parla e dice: non potevamo continuare così. Perché non potevate continuare così? Perché stavamo perdendo il mondo. Stavamo perdendo il mondo, non ci capivano più. Con i valori negoziabili non si andava da nessuna parte. Allora negoziamo. E allora ecco la misericordia che prende sopravvento sull'aspetto del giudizio. E tutto questo è molto comprensibile. È molto comprensibile dal punto di vista della Chiesa. Tuttavia è altrettanto comprensibile che un povero cattolico della domenica, quale io sono, a un certo punto si ponga dei problemi. E io ricordo sempre, ma non perché dico ci sono arrivato prima, ma
mesi prima dei Dubbia dei quattro cardinali, io da povero cattolico della Domenica avevo detto: ma in Amoris Laetitia c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va perché abbiamo il soggetto uomo al centro, in funzione giudicante della propria esperienza, al di là di ogni indicazione della legge divina, fino al punto di dire, capitolo ottavo di Amoris Laetitia, arrivare a dire che Dio stesso può permettere che una data situazione sia vissuta in quel modo, cioè nel peccato, se è il modo che Dio vuole. E capite allora il ribaltamento totale a cui siamo giunti. Mi fermo qui, che poi Corrado si arrabbia. Grazie. Sì, volevo. Sono toccato da quello che ha detto Aldo Maria Valli. Non parlo mai di queste cose, non in questi termini, e quindi sentire un uomo di fede cattolica che parla di salvezza delle anime era un'espressione che non sentivo da anni. Ma la domanda che le parole che quel prelato Aldo Maria ha citato alla fine, che dovevamo fare, sono le stesse che mi faccio io, proprio le stesse identiche parole. La Chiesa Cattolica in Europa e negli Stati Uniti è morta, è ininfluente. Tu hai detto a proposito dei protestanti diluiti fino all'irrilevanza, i cattolici in Europa e negli Stati Uniti sono diluiti fino all'irrilevanza. Le chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, i giovani, guardate gli sceneggiati televisivi, non c'è uno sceneggiato, non c'è un romanzo, non c'è una poesia, che sono indici, sono sintomi importanti del sentire comune, dove si nomini la fede, dove si nomini Dio. Dio è sparito dalla letteratura, dal cinema, dagli sceneggiati, non c'è più. C'è qualche parroco di campagna con una logora tonaca che fa del bene in un casolare. Questo è il massimo avvicinamento alla fede che vediamo in questi potenti sintomi della contemporaneità. Non era così una volta. Non voglio dire Manzoni o Fogazzaro, però Dio traspariva anche nella letteratura del dopoguerra. Dio traspariva, oggi non c'è più, perché non c'è più la Chiesa. Non è più una realtà sociale, Aldo Maria Valli, la Chiesa. Voi al telegiornale, tu fai dei magnifici servizi che io non me ne perdo mai uno, perché sei uno attento, preciso, hai una voce molto bella, tra l'altro chiusa la parentesi, e lo sai. Però se tu vedi i telegiornali, come capita a me spesso, a Londra o a Parigi, o anche a Gotti tedeschi, sono sicuro, o a Berlino, non vedrai mai il Papa all'Angelus. Il Papa nei telegiornali europei non c'è. Forse in Spagna non lo so, però ti assicuro, Londra, Berlino e Parigi che frequento, non c'è. C'è solo a Roma il Papa con la postazione fissa della RAI davanti alla famosa finestra. Quindi che dovete fare? Questa è la domanda. Tu dici rivitalizziamo la dottrina, va bene, rivitalizziamo la dottrina, prendiamo quella giovinetta, quell'altra ragazza che sta là in fondo e li riconvertiamo. Non vorrei essere al tuo posto. Non devo convertire nessuno. Capisce? È il dilemma, scusa Gotti, ma il dilemma è: tu hai dato il tuo punto di vista, davanti al quale mi inchino, perché tu hai coltivato il liberalismo, io più di te, quindi mi levo il cappello e mi inchino, ma non hai risposto alla domanda: che fare? Se tu fossi, non dico il Papa, ma insomma un eminente prelato, che farei? Dimmi il tuo programma da Monsignore, che fai? E quindi
Mettiamo anche, ho un'opinione diversa, la esprimo subito, mettiamo anche che sia vero che la massima autorità morale al mondo non è più ascoltata, non è più seguita, e la Chiesa non è più, ha perso quella credibilità essenziale per essere ascoltata. Benissimo, mettiamo anche che questo possa essere vero. Ma è vero, benissimo, allora, poi spiego però com'è la mia visione. Ma, e quindi cosa faccio? Ah, sì, sì, adesso rispondo. Allora vado alle cause. La realtà che Papa Francesco continua a prendere fin dall'inizio del suo pontificato, dobbiamo smetterla di pensare all'ideale, alle idee, guardiamo la realtà. Ma la realtà è causa o effetto? Io a volte ho l'impressione, cioè io ho analizzato, sono stato il primo ad analizzare Laudato Si, e ho scritto su vari, il primo è uscito su Il Foglio, che mi ha dato quasi una pagina intera della mia considerazione assolutamente benevola su Laudato Si. Ho cercato di trovare il meglio, ma manifestamente questo pontificato, non so se rivolgermi direttamente al pontefice o quel sistema che intorno al pontefice fa esprimere al pontefice in maniera così discontinua e a volte contraddittorie determinate tesi. Queste persone confondono cause con effetti. Per esempio, mi piacerebbe potervi dopo spiegare che se è vero che c'è il problema ambientale, questo è dovuto agli ambientalisti. Allora, che cos'è successo che fa sì che oggi la Chiesa si sia apparentemente indebolita? Signori, andatevi a rileggere il documento di Kissinger del 1972 e seguenti, quello che lui stesso definì il nuovo ordine mondiale. Gli obiettivi erano più di uno, erano molti, ma i più importanti erano omogeneizzare le culture. Bisognava risolvere i problemi dell'ignoranza, della povertà, delle guerre. Il nuovo ordine mondiale di Kissinger dice: bisogna omogeneizzare anzitutto le culture. Scopre immediatamente dopo che per omogeneizzare le culture deve omogeneizzare le fedi religiose. E allora parte tutto quel grande progetto negli anni 70 per relativizzare le fedi dogmatiche. Voi sapete che al mondo ci sono due tipi di religioni, quelle con un Dio creatore, che sono le tre monoteiste, ebraica, cristiano-cattolica e islamica. Poi abbiamo le religioni senza un Dio, quelle vengono supportate e fatte crescere e osannate. Quelle con un Dio, un pochettino meno, in modo diverso naturalmente. Allora, se la Chiesa oggi è stata esclusa, corrotta persino, in molti suoi elementi, nella dottrina, nelle persone, nelle azioni, e voi sapete, l'ha detto Augias, ma lo sapevate già tutti, sono stato un testimone protagonista di un momento complessissimo, e l'ho vissuto in prima persona e conosco la storia di quello che è successo e credo di essere sufficientemente analitico per aver capito anche le ragioni. Allora, la Chiesa, che fino a ieri era stata attaccata dall'esterno, l'esterno si è reso conto che l'attacco alla Chiesa dall'esterno fa i martiri, che rafforzano la Chiesa. E così l'attacco negli ultimi decenni è stato portato all'interno, corrompendola dall'interno. Ecco perché la realtà in realtà è la conseguenza di altre scelte e di altre operazioni fatte, perpetrate. Un giorno scriverò un libro su cos'è successo negli ultimi 45 anni, punto per punto, che ha distrutto la credibilità della Chiesa
ma la Chiesa è viva. E comunque, se io voglio risolvere il problema della Chiesa, non l'affosso definitivamente facendola diventare una non Chiesa, come voleva Karl Rahner, che vi invito a leggere chi è e che cosa voleva, che voleva una Chiesa adogmatica. Diceva, ma come si farà fra 100 anni a credere ai dogmi? Bisogna razionalizzare la fede per renderla credibile. Mi spiegatemi come si fa a rendere credibile scientificamente la transustanzazione. Daggini. Sono chi dice che bisogna razionalizzare la fede, è un cretino, non sa di che parla. La fede è una cosa diversa. È inutile che stiamo a discutere perché lo sappiamo tutti. Io però non voglio ascoltare le critiche a Papa Francesco, perché va bene, criticate Papa Francesco, ma ditemi qual è l'alternativa. Qual è l'alternativa? Aldo Maria Valli, ti chiamo in causa. Qual è l'alternativa di comportamento dottrinale, teologica, al comportamento di Papa Francesco? Fammela sentire, la terapia. Premesso che per fortuna non sono monsignore e neanche profeta, e parlo proprio da semplice cattolico, io credo che il problema di fondo posto da Corrado, che la Chiesa è ormai morta, che le chiese sono vuote, non è il problema vero che sta a cuore al credente. Il problema, come lo poni tu, è in termini, se mi permetti, politici o sociologici. Quanto è ancora importante la Chiesa, quanto ancora conta, quanto è ancora presente. Nella storia la Chiesa, da questo punto di vista, ha avuto alti e bassi, si è visto di tutto. Noi adesso viviamo questa fase qui e non siamo forse noi contemporanei meglio attrezzati per valutarla, ma io da credente, da figlio di questa Chiesa, da battezzato, ecco, usiamo questa parola, da battezzato, ed essere battezzato significa essere portatori della parola con la P maiuscola, essere evangelizzatori, ciascuno nel proprio campo. Sono dispiaciuto del fatto, vedi la diversità di prospettiva, non tanto che le chiese siano vuote, che poi non è vero perché non tutte sono vuote, o che non si parli della Chiesa negli sceneggiati televisivi, non si chiamano più sceneggiati, io sono vecchio, come si chiamano adesso? Fiction, così, e serial, ecco. Non è questo il punto. Ciò che mi dispiace è che qui ci sono dei ragazzi, dei giovani, ecco, che questo tesoro di sapienza e di bellezza, che è il depositum fidei, che è il deposito della nostra bella, tradizionale, antica fede cattolica, non venga più trasmesso, comunicato, donato, così come merita, come il dono più bello che ci possa essere, perché dà senso a tutto. Vedete, io dico queste cose e dopo esserci passato, io avevo 20 anni quando venne eletto Giovanni Paolo II, che diceva queste cose qui, e le diceva ai giovani, si inventò le giornate mondiali della gioventù proprio per poterle dire guardando i giovani negli occhi, in faccia. E fui conquistato da questa proposta alta. E Giovanni Paolo ci diceva, ragazzi, non guardate alle cose minute, alle preoccupazioni di tutti i giorni, alzate lo sguardo, duc in altum, prendete il largo e mettetevi in gioco e ascoltate la proposta di Gesù, prendetela sul serio. Ecco la Chiesa. E io, come tanti altri, fui conquistato, con conseguenze anche molto concrete. Una moglie con cui sono sposato da 34 anni, una famiglia numerosa, quando un medico, ed ecco la scienza che entra in gioco, disse sposatevi pure, cari ragazzi, ma mi raccomando, niente figli, perché questa signorina, che era la mia futura moglie, non potrà avere figli a causa di una sua patologia. E noi non credemmo al risponso della scienza. Credemmo a Giovanni Paolo II, che ci diceva, pregammo
e al Papa che ci diceva apritevi alla vita. E capite che quando una vita è coinvolta così, viene messa in gioco così, come in questo mio umile caso, ma che ce ne sono milioni, non si parla più in termini politici, di potere, di chiese pieno, è la vita che è in gioco, è il tuo destino eterno. E questa proposta ti cambia tutto, ti cambia tutto. È un, quando mi si viene a dire non giudicare, chi sono io per giudicare, la Chiesa non deve più giudicare, ma la fede è un giudizio, la fede è un giudizio su tutto, da quando mi alzo al mattino fino all'ultima preghiera della sera, è un giudizio totale su ogni aspetto della vita individuale, collettiva, nel lavoro, nella famiglia, nella scuola, là dove ognuno di noi è presente. È un giudizio costante su tutto, perché è Gesù che ci ha insegnato così, a giudicare tutto alla luce del Vangelo, della sua proposta. Allora, non mi interessa, semplicemente non mi interessa se le chiese sono piene o vuote, e ripeto che non è sempre così, perché ci sono anche quelle piene, dove c'è un bravo pastore che sa appassionare, e non mi interessa che in televisione si parli poco, o che appunto nei cinema, nelle film, nelle produzioni. Non è questo il punto è che questa proposta bellissima, entusiasmante, che ti cambia la vita, possa continuare a essere trasmessa. Allora, per essere trasmessa deve essere prima di tutto conservata, custodita, e tu in quanto battezzato sei chiamato a custodirla, nel tuo cuore e con gesti, con le parole, con gli atti, con le scelte della tua vita, e in questo modo la comunichi, la trasmetti, custodita e trasmessa. Se non c'è più questa custodia, non c'è più questa trasmissione, mi piange il cuore come uomo credente, come battezzato, e dico: ma guarda che dispiacere, abbiamo questo tesoro bellissimo che ti cambia la vita, che te la illumina in una prospettiva del tutto nuova, e lo stiamo perdendo. E perché? Per andare incontro a un mondo così confuso, un mondo che in realtà è dominato da questo pensiero debole, da questa liquidità totale che non ti dà punti di riferimento. Che peccato perdere questo patrimonio, perdere questa proposta. E tu che sei pastore, quindi hai la responsabilità di condurre il tuo gregge verso questa bellezza, questa proposta così alta, così nobile, cosa fai? Perdi tempo per inseguire il mondo? Parli come il mondo? Ti metti sullo stesso piano del mondo? Ma perché? Da umile battezzato ti dico: pastore, fai attenzione, non è questa la strada. Hai dato una bellissima risposta, mi piace. Tu hai detto, e io sono d'accordo, adesso ho il coraggio di prendere posizione. Tu hai detto: a me non me ne importa niente di quanto grande sia il numero delle persone che seguono, a me interessa che siano anche poche, ma che ci credano, che siano convinte fino in fondo. Non ho nulla da obiettare, anzi sono insieme a te, anch'io. Io vedo questi cattolici che vanno la domenica in chiesa come se andassero allo stadio o al supermercato, che stanno lì senza neanche capire bene quello che stanno facendo. Quella è gente di cui uno come te non si fa, e anche come Gotti tedeschi, non me ne fate niente. Quella è gente da scartare finché resta in quello stato. No, non è gente che va valutata dal punto di vista dottrinale e neanche spirituale. Tu hai ragione a dire che bisogna riconquistare la fede, l'entusiasmo, la parola, il giudizio di pochi, pochi che siano, ma che ci credano fino in fondo. Totalmente d'accordo. Però attenzione, quei pochi sono come i primi discepoli di Cristo e diventeranno tanti, perché porteranno la loro fede a tutto il mondo, perché il cattolico
Il cattolico, il cristiano cattolico ha come obiettivo principale evangelizzare. I primi cristiani hanno evangelizzato l'intera Europa, hanno creato le radici d'Europa, hanno creato una civiltà. E l'altro giorno con una persona che come te, una persona sana, seria, laica, onesta intellettualmente, no? Mi diceva: la cosa più difficile da ricostruire per voi cattolici è l'educazione cattolica. Negli ultimi 50 anni l'educazione non è più stata insegnata in famiglia, non è più stata insegnata nelle scuole, non è più stata insegnata nelle chiese. Come fate a ricostruire un'educazione? Benedetto XVI parlava di emergenza educativa. Cosa pensi tu dell'emergenza educativa? Non, certo non lo fai attraverso l'ora di religione, che è uno strumento per allontanare dalla religione. Non lo fai mettendo il crocifisso nelle aule, che è una banalizzazione del sacrificio di Gesù che io, non cattolico, trovo insultante. Che si metta quella figurina di ghisa composta a fronte dell'immensità del sacrificio di Gesù, insultante. Non lo fai cercando di rendere confessionale un paese, no, quella è la strada sbagliata. Lo fai avendo 1000 Aldo Maria Valli che parlano come ha parlato lui 10 minuti fa. Sull'educazione non so che cosa dire, perché quando si parla di queste espressioni così generali io mi perdo. L'educazione dove, da parte di chi, in quali circostanze? Io posso parlarvi della mia educazione di Aldo nei confronti dei miei figli, adesso anche dei miei nipotini. E posso dirvi questo, ecco, a proposito di educazione, mi viene in mente una cosa. C'è qui anche la figlia che mi ha fatto questa battuta, ma non la guardo in questo momento per non metterla in imbarazzo. E tempo fa ascoltava il Papa in televisione, questa mia figlia diciottenne, e si parlava del sinodo dei vescovi, una cosa così. Il prossimo sinodo sarà dedicato alla gioventù, ai giovani, e dell'uso dei social, come si dicono? Media? Networks? Delle reti sociali, di queste cose qua. E si capiva che questi vescovi, il Papa stesso durante un Angelus mi pare, si sforzavano di usare i termini che usano i giovani, che utilizzano questi strumenti. E questa mia figlia mi disse, ma oppure non tanto lo disse a me, ma fu una sua meditazione, disse: ma se la Chiesa pensa di conquistare i giovani in questo modo, ha già perso in partenza. Cioè inseguendoli su questo terreno, è una strategia vecchia, l'abbiamo già vista, tutto questo giovanilismo, no? Un po' di maniera, questo lisciare i giovani dalla parte giusta, tutto questo abbassarsi al loro livello. Ecco, io da parrocchiano quante volte mi arrabbio quando il parroco o qualche suo assistente dice: ma noi dobbiamo abbassarci al livello delle persone, abbassarci, se no non ci capisci. Sì, continuiamo ad abbassarci e il messaggio sarà belle che sparito un giorno. Allora questa ragazza di 18 anni, ripeto, mi ha fatto venire in mente che noi invece dobbiamo alzarlo questo messaggio, dobbiamo reinsegnare di nuovo ad alzare gli occhi verso le cose che contano veramente, verso l'eterno. E questo come si può fare? È un bel problema, io non lo so, ma credo di poter dire che sicuramente una strada è l'esempio personale, è la testimonianza personale in tutte le cose della vita di tutti i giorni. Quindi non è che il genitore, la mamma o il papà debba inventarsi chissà che, basta proprio il suo modo di porsi nei confronti della realtà tutti i giorni. E chiudo, perché poi mi rendo conto che mi allungo, ma sempre a proposito della Chiesa, della sua condizione, noi non dobbiamo dimenticare, Corrado, che l'espressione evangelica parla di piccolo gregge. È Gesù stesso che ci dice: guardate che noi non saremo mai un gregge dominante, noi siamo piccolo gregge.
E quando abbiamo l'impressione di essere dominanti è perché usiamo quella strada lì che a te non piace, quella di... ma la nostra strada è un'altra, la nostra dimensione è un'altra, la strada di Gesù è un'altra. Però perché io non perdo la speranza? Primo, perché appunto da battezzato ho ricevuto questo dono immenso per il quale non smetto mai di ringraziare, e secondo perché appunto pur occupandomi tutti i giorni di chiesa dal punto di vista istituzionale, le stanze vaticane, il Papa, il Cardinale, io vedo che c'è tutta l'altra chiesa, molto più grande, molto più diffusa. È la chiesa della suora, è la chiesa del missionario, è la catechista. Io, vedete, io ho una moglie catechista che... cosa fa questa donna per la parrocchia? Queste sono eroi dei nostri tempi che noi non conosciamo, ma sono autentici eroi. E la chiesa è questa qua. È il parroco veramente che non ha nulla e che si dona totalmente a questo suo gregge, affidandosi tutti i giorni al Signore e non ponendosi il problema: la Chiesa tornerà, non tornerà. La Chiesa c'è, la Chiesa vive, la Chiesa, come ha detto una volta poco prima della rinuncia al pontificato Benedetto XVI, la Chiesa vive ed è sempre giovane, e questa è la certezza del credente. Se Presidente Gotti Tedeschi e il dottor Augias non hanno niente da aggiungere. Posso fare una domanda a Valli? Assolutamente. Adesso mi risponde. Sei commovente in quello che hai detto, è inutile che ti dica che ovviamente anch'io lo condivido. Ma se l'autorità morale scoraggia, non risponde ai dubbi di quattro eminenti cardinali, commissaria i francescani dell'Immacolata, scoraggia delle richieste dovute da parte dei membri influenti della Chiesa, intimidisce i movimenti, vieta le manifestazioni pubbliche per la vita, per esempio. Cosa fa un povero cristiano? Un povero cristiano fa quello che sente, prima di tutto prega per il Papa, prega per i Vescovi, prega per tutti i pastori e moltiplica le sue preghiere e fa pregare anche, chiede anche agli altri di pregare di più per queste intenzioni. E poi, visto che il buon Dio ci ha donato il cervello, lo fa funzionare e si inventa. Io per esempio mi sono inventato questo librino per dire a che cosa rischiamo di andare incontro se continuiamo su questa strada dell'abbassarsi verso il mondo, in un segno, attraverso una misericordia che nasce da un equivoco di fondo, ma adesso qui non voglio riprendere il discorso da cui eravamo partiti all'inizio. E quindi il battezzato vive cercando di essere il più coerente possibile con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi peccati, con tutti i suoi difetti, ma lo fa, ecco, io direi, lo fa con passione. Lo fa con passione, mettendosi in gioco e non prendendo in considerazione la convenienza, gli aspetti di... No, questa cosa adesso non la dico perché non mi fa gioco, meglio... No. Io la dico perché sento che è mio dovere di battezzato dirlo, ora, qui. Ne verranno per me conseguenze negative? Pazienza, il Signore mi aiuterà. Non mi faranno più fare il vaticanista del TG1? Pazienza, ci sono tanti altri mestieri belli e d'altra parte io spero di arrivare anche abbastanza presto alla pensione. Si paga, un prezzo si paga. Questo è inevitabile, un prezzo si paga sempre. I nostri fratelli nella fede veramente perseguitati in tante parti del mondo ce lo possono dire molto bene, un prezzo si paga sempre. La nostra fede non è mai gratis dal punto di vista delle conseguenze nella vita, però ecco, la gioia che ti dà la custodia di questo
dono immenso e la trasmissione di questo dono, anche se non sempre ce la fai a custodirlo, non sempre ce la fai a trasmetterlo, è incomparabile. Non c'è niente che stia sullo stesso piano. E allora sei disposto ad affrontare tutti i rischi, tutti i pericoli. E d'altra parte, anche qui, noi cristiani non dobbiamo inventarci nulla. Gesù ci ha detto tutto. Sarete perseguitati nel mio nome, piccolo gregge, non sono venuto a portare, no, la mia pace e la spada. Gesù ha già detto tutto, non ci dobbiamo inventare nulla, è tutto lì. E noi abbracciamo questa fede che è così bella. Allora, il dibattito è stato lungo, quindi per stasera rinunciamo alle domande, ma penso che ce ne siamo scambiati a sufficienza e abbiamo toccato alcuni dei temi più importanti. Vi ringrazio per l'ospitalità confedilizia, grazie a voi per essere venuti e grazie ai relatori. Buona serata.